Buongiorno, oggi domenica 20 dicembre raccontiamo, o meglio vi faccio vedere, un libro che si intitola Se vieni sulla terra, Sophie Blackall, edito da Il Castoro. Sophie Blackall in questo libro ha immaginato che un bambino di nome Quinn scriva una lettera a un extraterrestre che sta per arrivare sulla terra, per raccontargli come è la nostra terra. E comincia proprio così. Caro visitatore dello spazio, se vieni sulla terra ci sono un paio di cose che dovresti sapere. Puoi trovarci vicino a un grande sole, a una piccola luna e a una manciata di altri pianeti. Il nostro è quello verde e blu. Il verde e il marrone sono la terra, invece il blu è l'acqua. La maggior parte delle persone vive sulla terra in grandi metropoli, piccole città e minuscoli villaggi o proprio nel mezzo del nulla. Piccola quella casa. Ci sono diversi tipi di case e ci sono persone che hanno perso casa per un incendio, per un'inondazione o per una guerra. E poi ci sono più di 7 miliardi di persone sulla Terra e ciascuna ha un corpo, ma ogni corpo è diverso dall'altro. E poi il tempo cambia in tanti modi diversi nel mondo, a volte è buono, a volte meno. Se tutti sono diversi, ci sono gemelli che sono identici e lui riconosce questi due amici soltanto dal neo di Mustafà. Nella nostra testa si affollano i pensieri, scrive sempre Quinn. Non puoi vederli, ma a volte le espressioni del viso mostrano quello che proviamo. Prendiamo l'acqua dalla pioggia, che poi scorre in piccoli ruscelli e in grandi fiumi fino al mare. Non si può bere l'acqua del mare perché è troppo salata. Il mare sembra vuoto, ma in realtà non lo è. I pesci sanno nuotare, ma non sanno camminare. La maggior parte degli animali sa camminare o nuotare o galoppare o saltare, ma non sa volare. Alcuni uccelli sanno nuotare, camminare e volare. Anche se questo uccello qua sarà un uccello, io non so volare, dice. Quindi, se potessi scegliere, vorrei essere un uccello, dice Quinn al suo amico immaginario. Gli uccelli sanno cantare, e anche le balene, e anche le persone. Le persone sanno fare musica, da sole o insieme. Alcuni di noi che non sentono, parlano con le mani e con la faccia. Altri che non vedono, leggono con le dita. E poi ancora tantissime cose racconta Quinn al suo amico e alla fine gli chiede: quanti occhi hai? Sei piccolo o grande? Hai un cucciolo? Quando è il tuo compleanno? È sempre buio dove vivi tu? Verrai a trovarci? A me e ai miei amici piacerebbe saperlo. Ciao! E a tutti voi bambini consiglio il libro Se vieni sulla terra, Sophie Blackall. Buon Natale!